Buongiorno, stiamo andando a prendere il tram, no? Il tram? Il tram, no? L'autobus! Quel che è? L'ho fatto a casa mia. Dimmi! Si chiama Silvia come me, ogni volta mi giro. Non fate casa ai miei capelli. Mamma, aspetta! Mi ho fatto i capelli in strada, quindi... Vabbè. È vero. Cioè, guarda che cazzo c'ho in testa, madonna. Se mio fratello me li invade, cazzo, non fa altro che prendermi per il culo. Sto vloggando dal telefono perché ho preso la fotocamera a Silvia. Siccome ero senza l'acqua, l'ho presa in negozio e me l'ho spruzzata adesso in strada, infatti vedete il risultato. Siamo andati in negozio e tipo mi ho comprato il Taschi. Non so, chiamatemelo come volete, lo chiamo Taschi, penso si chiami così. Ed era una vita che non lo mangiavo. Tipo, mangiavo, bevevo. Tipo, saranno 6-7 anni se non di più. E tipo l'ho visto, ho fatto no! Ed era sì! E l'ho preso. Nulla, ora stiamo andando a prendere il pullman, autobus, qualche tram. Un mezzo pubblico. E stiamo andando in centro a Roma, non so, mi piace troppo. Non ho visto ancora nulla di Roma, ma sono innamorata. Oddio, ho già perso tutto il trucco. Perché mi lacrimano gli occhi a me, per quello tengo gli occhiali. Guardate, c'è il coso del Milan. Amo. Mi ha detto. Non credo proprio. Dobbiamo attraversare qua, raga. Nulla, ora stiamo andando appunto a prendere il coso. Mi ha detto che qua si allenano i giovani simili del Milan. Siamo usciti dalla vera. Sì, già stai. E siamo qua. Silvia sì e Silvia sì. Da questa parte dovete stare. Oddio, no, da quale? Stiamo sulle scale mobili. Che ne freddo un cazzo. Non è vero, sì. Ah, sì, dobbiamo uscire da qua, mi sa. Ma sei sicura? Porca, dobbiamo uscire. Adesso andiamo, entriamo. Amo, tanto sto vloggando io adesso. Amo. Roma mi piace. Ragazzi, mi fa come... Dove Lorenzo e Matteo hanno fatto il video, ti ricordi quel video sulle sì. scale? E non ci sono loro, no? No. Peccato. Allora, abbiamo appena ripreso la caduta di Silvia in diretta. Poi ero morta, te lo giuro, stavi tipo ha fatto. Mi sono alzata con stile. Non potete dirmi nulla. Stanno tutti ridendo di me dietro. Ma... C'è qualche concerto? Questo quindi è piazza del popolo. L'ho fatto apposta sì, in caso non l'abbiate. Ma che faccio la foto che poi Massilio non me. Amo, vero, ma di genere. Ma vedi che passiamo da qua dalle scale che lo vediamo dall'alto anche. No, perché sennò mamma inizia e non mi ha fatto foto per vedere. No! Poi dobbiamo andare là dritte però. Ma che stanno ridendo di me, amo. Chi? Quelli là. Ma devi di riderti ma che non li vedi più la faccia in culo, infatti, cosa cazzo te ne frega? L'ho fatta apposta. Che sapore di Roma. Vai, attraversa. Attraversando. Guardate la... Allora, là ci sono, tipo, cioè, vabbè, c'è la piazza, penso che Roma la conosciate tutti. Ah, vabbè. Ah, io non vi sto facendo no, vedere. Generale, siamo a Piazza del Popolo, no? Che così tu che ti stai tenendo? Sì, certo che saliamo lì. Dove ci sono. Ma lassù su su in alto, guarda tutta la gente che c'è. Lì si vede un bel bello. Ma non so che cosa stiano facendo. Ah! Guarda questo, spaccato dalle scarpe rosa, fa cagare le scarpe rosa. Ma è buono, riprendiamo. Riprendiamo tutto. Allora riprendono il fregno. Cioè fratellino. Gambetto. Ma la carrozza non la prendiamo? Ah? A carrozza. No, a noi il cavallo ci piace un'altra maniera. Ma ce lo beviamo. Che è famosa.
tipo. Guarda là. E che c'è? Non lo so, comunque qualcuno di famoso perché c'è il vetro oscurato. Ebbene, andiamo. Che figo, amo! Mi piace. Ho il bastone io. Ma sì, amo. No, no, no. Sembra fallo. Sembra fallo. Si assomigliava. Via. Via del corso. Faceva il cameraman. Stai vloggando? Sì. E vlogga come Gesù che qui? Ma io un caffè ce lo prenderò oggi. Yes. Amo, dopo lo prendiamo il caffè. Ma giusto un attimo sederci, prenderlo e poi ci facciamo tutti i giri per voi. Ah, sono il primo. Io voglio scarpe. Silvia, entra qua. Guarda con la... Cioè, guardiamo da fuori. Ti conviene. Sono la prima cosa che voi non potete capire. Oddio, gli occhiali. Io non voglio che se ne vada. Nemmeno io. Io qua veramente non me ne voglio più andare. Sto sempre più pensando per trasferirmi qua. Mi piace troppo. Aspettate, se non mi investono. Perché cosa? Oggi la caduta ce l'ho già fatta. Ah, che figura di merda. Ma questo fa il ritratto, io voglio il mio ritratto. No, io voglio il ritratto di... No, ce l'ho in borsa, guarda. Entriamo. Sì. Ma bello, ma non è che me lo fa... Ah no, digli la cazzata che abbiamo fatto. Ah, guardate cosa mi ho comprato. Aspettate, io le faccio vedere il mio. Vai. Aspetta, tipo così, molla. Ha scritto Budino. E guarda qua. E lei invece c'ha la scritta Maddox. Cos'è che è? Ma dobbiamo... Ah, ok. Ora siamo al Mac e ordiniamo. Volevamo mangiare al Burger King, però era troppo lontano e stiamo andando totalmente da un'altra parte. Maria è sempre in disparte. Oh. Si vedono gli occhietti. Che buona. Nulla. Siamo sopra la terrazza. Qua c'è Maria. Qua ci sono io. Qua c'è Silvia. Qua ci sono i nostri cibi. E il mio panino in più gratis che mi hanno dato. Ora mangia. Oh. Che merda questo vento. No, te lo giuro. A volte te lo giuro. Oh, sto vloggando. Sto a collare a casa un po'. C'è un rossetto che è una merda. È il mio, guarda è il mio, non ne ho più cazzo. Abbiamo finito di mangiare al Mac. Stiamo per arrivare. Ma vedete, guardate la gente che c'è. Ma c'è pieno. Guarda davanti a te. Lo vedo. Ce li ho davanti gli occhi, non dietro. Ma se andiamo a cavallo. E non lo vedi. Ce l'ho. Pronti? Sposti. Ah, ti ho capito. Però lo tengo vicino al mio iPhone, capito? Non mi fido mica. Vieni. Sta scappando. Vabbè, le faccio il video. Amo, vedi che facciamo una foto con lui? Aspetta, vloggando. Aspetta. È caduta una tipa nella fontana. No vabbè. Io non mi avvicino perché sennò so che ce ne cado con la figa che ho. È bella però. Aspetta, sai cosa mi fa ridere? Che vi piace questa? Allora, c'è Silvia che mi ha appena detto che buttare i soldi nella fontana porta fortuna in amore. No, allora, io appena ci sto buttando il portafoglio. Allora ho detto che la leggenda dice che se tu ti volti di spalle... Aspetta, tieni. Vai. Devo vedere se ho monete, non lo so. C'ho 2 centesimi. Ma non vale uguale. Ora becco qualcuno in testa. Non da lì, devi scendere giù. No, giù. Sì. Ma perché? Perché giù? Lo faccio anch'io, ne ho bisogno. Dai.
Ah, c'ho 10 centesimi in tasca. Da dove si scende, amo? No. Sperate che non ce ne cada dentro. C'ho due occhiaie, mamma mia. No. Dai, devo aspettare la persona che vogliamo. Vai. Vai. Ok. Io vi avviso, se non funziona arrivo io tutti i soldi indietro. Veniamo stanotte. Cioè guardate che meraviglia. Là c'è il Colosseo, dov'è? L'ho perso. È lì da qualche parte. Me ne sono accorta. Mi sta lacrimando l'occhio. Fantastico. Oh, la cosa che fa un bel impressione è che più ci avviciniamo più diventa grande, più diventi piccola tutta questa luce. Siamo al Colosseo. Ti sei bruciato i capelli? Non mi hai bruciato i capelli? No. Bruciato sì, io non fa niente. A parte che è bellissimo, è enorme, è stupendo. È veramente bellissimo. Aspetta che ti riprendo con tutta intera, mo? Ah no, non posso metterlo. Siete in tanti. Non posso metterlo in verticale, è vero. Tieni, amo, continua tu. Così almeno ti ho ripreso tutta per intero. Voglio salire lì su, perché Ben Jeff e Day si sono fatti la foto lì su. Lì su dove? Lì. Ah! Non lì su. Devo conviene girare prima qua e poi le rovine che ce ne sono un beamo. E ce le giriamo con calma. Pitto. Siamo qua facendo la fila perché andiamo dentro. Puoi vedere l'ira di Gesù bambino? No, da su, amo. Vabbè, c'è una fila da paura. Andiamo. Stiamo entrando al Colosseo a fare la visita. Oh, cappellino al contrario. Porca puttana. Ma scusa, noi ce l'abbiamo già fatta. Cioè a me questi innamoramenti flash dentro il Colosseo proprio mi piacciono. Super romantico. Sì. Che? Facevano le gare i gladiatori e negli spalti c'era tutta la gente. Se non mi cado a tre frutto casco a con la morte. Siamo dentro al Colosseo, è bellissimo tipo. Cioè, guardate. Siamo un po' appese. Che meraviglia. Tanto riprendiamo anche più. Ah, c'è Benjamino. Sempre con me. Vlog un attimo intanto. Siamo saliti al piano di sopra, ce l'abbiamo fatta. Dopo un bel po' e sono ancora qui con Benjamino. E cioè, è bellissimo. Siamo a casa. Sì, una con la bocca aperta l'hai caricato. Ma stai scherzando? Toglila, mo. Subito le levo. Grazie, che schifo, sembra mica. Entra dal computer sul mio profilo Facebook e le levi, quelle che non ti piacciono. Amo, guarda questa. Sembra che mi stia entrando una puccia dentro l'orecchio. Sto vloggando, se non vi dà fastidio, giusto? Oh, io non me ne ho fatto che avevo iniziato, perdono. No, ma non per me, oddio, per voi. Che no, cosa? A me non me ne ha fatto nulla. Ah, ok. Il culo di Maria. Ascolta, tu ne hai mai mangiato pistacchi? Appena. E? A volontà. Le fave sono fabbrica, no, non sono fabbrica. Sì. No, scusami. Hai visto? Non posso mangiare né piselli né fave. Amo, non posso mangiare né piselli né fave. Guarda che sfortuna. Non puoi mangiare. No, hai preso tutta la vita allora. Io Maria sì. Oh, fatemi chiudere il vlog e poi parliamo di ci sono minorenni.
Siamo arrivati a casa. Cioè, io, oddio, c'ho sempre quella cosa inquadrata. C'era sempre la frenetta. Amo, non l'hai salutata oggi, mi. Salutala. Ah, beh, frenetta. E dai, croccanti. Siamo rientrati a casa e faccio vedere tre cose che ho comprato oggi. Tre. Sì. Siamo andati da Tiger e tipo ho trovato questo. Ho comprato questo. Che praticamente l'avevo vista a Michelin ed ero impazzita e lo desideravo troppo il Chuck. Però appunto da me non c'è Tiger, tipo l'ho visto. Non sapevo che dietro il Chuck ci fossero i gessi. Ma quello nemmeno io, ma non me ne frega. Sì che te ne frega. Perché tu qua ci puoi scrivere. Non so. Non so, sono troppo felice, ho pagato 3 euro, una cazzata. Poi siamo andati in questo negozio, mio Dio, gli ho chiesto se mi assumono. Gli ho chiesto se mi assumono, però non penso mi abbiano sentito. È il negozio di Harry Potter, si chiama Storia e Magia, per chi fosse di Roma, è via Ottaviano, questo qua. Ho comprato una cosa, vi giuro raga, io ci avrei potuto lasciare... tutto, cioè, avrei preso la postpaid in mamma, no ancora no, sì. Avrei preso la postpaid in mamma e io avrei preso la pen. Tutto, cazzo, cioè, c'era il diario di Tom Riddle, non potete capire. Vabbè, vi faccio vedere quello che ho preso, per 12 euro, no, 13 euro, ho comprato sta mini bacchetta che non sarà carina, ed ero indecisa, c'era quella di, come si chiama, quella di Sambuco, di... Il diadema? Non era Cosetta. No, Cosetta era quella che ha fondato. C'era quella che ha fondato Corvo Nero. Cosetta Corvo Nero, Salazar Serpeverde, Godric di Griffon. Cosetta Corvo Nero? No, ma il diadema è di Priscilla Corvo Nero. Ma stiamo parlando di Priscilla, io gli ho detto a lei Cosetta Corvo Nero. Oh. Ah, vabbè, e ho preso questa qua per 13 euro. Che ero indecisa se prendermi questa o quella di Silente, che era quella di Sambuco. Però ho pensato, Silente alla fine è Grifondoro. E quindi ho fatto, no, cioè, non fate caso alle mie condizioni, sono proprio messa male, sono così da stamattina. Aspettate, sto cercando di aprirlo, non pensate male. Capito, c'era scritto, questa è una penna, raga. Penna più segnalibro, capito? Ci hanno fatto passare per segnalibro per far sembrare che c'erano più cose dentro. Invece è semplicemente il coso che sta dietro. Non so, non mi è mai piaciuto Voldemort, però era l'unica che c'era. Era la stanghetta di lui che era un segnalibro, non la penna. Non lo so. Ah, ma segnalibro, amo, ti sembra? Che cazzo... Sì, io ce l'ho di Edward Cullen, un bel grande. Non so, è carina. Cioè, pensate... Aspetta... Ah. Perfetto, c'è Mucchino, che, Benjamino che regge tutto, no, batteria scarica, no, ecco, cioè quando mi, no, beh, non me la voglio tirare così tanto, quando mi fermate per gli autografi la bacchetta, no. Cioè quando la terrò in borsa questa, tipo quando qualcuno mi chiede ce l'hai una penna, io, tieni la mia penna, non so, è troppo bella, non so, la sento Harry Potter. È troppo bella. Cosa, cioè, guardate. Sì, adesso sì. Sto giusto di ordinamento. E poi, vabbè, abbiamo trovato questa bancarella che c'è, aveva tutto un euro. Ho preso... Ok, perfetto. Tanto, le persone per cui sono questi regali non guardano i miei video, quindi è perfetto. Allora gli dirò, l'ho pagato un botto, invece no, ho pagato tutto un euro. E vabbè, se abbiamo trovato questa bancarella a un euro... È una mosca. Oh, amo. Tra il tuo scalpo e le mie orecchie siamo a posto. Ci lascia rompendo tutto. Ci ho lasciato 6 euro. Alla fine ho preso 3 portaceneri. Non so perché, ma a me questi portaceneri valevano più di un euro. Quindi ho fatto, oh, belli, me li compro. Non so chi le regalerò. C'è scritto San Pietro. E dentro Santa Maria Teresa del Calcutta. Ci stava sta cosa. Il San Pietro. E ne ho preso 3. Non so, carino. Pagati 20 euro l'uno. Bronzo vero. Poi ho preso questo qua. Che c'è scritto a Roma il Colosseo. Che tipo, ho pagato lo stesso un euro. Che regali che faccio io quando vado a fare viaggi.
E poi ho preso due di questi qua che ho pagato sempre in euro. E sono quelle palle. Uno me lo tengo io, però. Sono fissate con queste palle. Non pensate male. E c'è scritto Fontana di... Ah no, c'è Fontana di Trevi, Colosseo, Trinità dei Monti e San Pietro, non so. E c'è la palla col Colosseo. Non so, mi piace tanto. Se ho pagato solo un euro. Questi sono stati i miei acquisti di oggi. E nulla. Chiudo il vlog qua, spero tanto che vi sia piaciuto. Lasciate un like se il vlog vi è piaciuto. Io vi mando un bacio, un abbraccio e... Iscrivetevi se non siete iscritti, quello è evidente. Amo, come ti senti? Ah! A noi non c'è. Fallo scriverti una lettera che parli di me, che sia inconfondibile. E tu una busta da lettere, aprirla sai che effetto fa.